Ah no, non mi si sente dalle cuffie giuste però. Cioè dal microfono giusto. Allora ingresso. Ah, infatti, infatti, infatti. Ok, adesso mi si dovrebbe uscire, sentire giusto. Prova, prova, prova. Boh. Ok, dovrei riuscire ad avere anche tutto qui. Copia, ok, perfetto. Dovrei esserci. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao belli, ciao belli. Ok, ci siamo. Grazie a Fili per i suoi 3 mesi. Allora, fammi vedere se... Ah, devo riempirmi un attimo. Mi faccio al volo un caffè qui in camera, se ci riesco. Chi è? Sì, è Fili, appunto, che fa 3 mesi. Grazie mille. Tè, coffee, condiment kit. Ok. Mi serve giusto un pochino d'acqua. Come si accende questa tortura cinese, scusa. Ah, ok, si spegne. Ah, no, non so più come si spegne però. Porca troia, che stupidaggine. Aspetta 2 minuti prima di rubare la seconda coppa. Oh, merda. Un attimo. Un attimo che non so come funziona questa stronzata. Prendo dell'acqua e arrivo. Arrivo, vi sto anche vloggando, vi faccio vedere tutto il processo, datemi un secondo che così vi metto in prima linea, amici miei. Grazie mille intanto anche a Scasi, che fa 32 mesi, Sporgani, che ne fa 19, una testata di chiap per una fortuna di esame, tantissimi auguri. Grazie anche a Frank per i suoi 2 mesi. E Albertone! Grazie mille Albertone! Ok, si riesce così secondo voi? Sì, ok. Seguendo attentamente le istruzioni bisogna aprire qui in alto, versarci dentro l'acqua. Che paura, che paura! Fa il culo a schizza, che paura, oh, mamma mia! Fatto un suono terrificante, vaffanculo loro, le macchinette del caffè, e che non le fanno come i cristiani. Poi devo richiudere, scusate che devo richiudere e poi metterci la cialda. Ah, ok, la cialda va messa qui. Che non mi vedo. Ok, qui va messa la cialda. Mi ha fatto un infarto. Allora, caffè medium roast. Medium roast. Ah, questo è Deca, no, non voglio Deca. Allora qua selezioniamo con cura il caffè, che sarà questo coso qui. Grazie Tindaframe per i suoi 3 mesi. Porca vacca, che paurissima. Ho fatto veramente un infarto duro, eh. Ma che cazzo è? Scusami! Ma è un letto, ci dormiamo su sta merdata. Ma che cazzo.
E come dovrei farcelo stare? Grazie a Jack. Ma ti vai su, su, su. Va bene, dai. Va bene, Jack. Io non so questo coso qui come ci dovrebbe stare qui dentro. Mi sembra veramente tutta una stronzata. Cioè, dai. Vabbè, vediamo se riusciamo a farglielo stare. Non ci entra, ovviamente. Come cazzo si fa così? Con molta violenza e cattiveria. Ok. E poi, dopodiché, accendo. Cosa ho risolto? Che tutti mi odiano adesso. Non... Ah, aspetta, qualcosa funziona. Cioè, sento dei rumori. Ah, sta pisciando un pochino, pochissimo però. Vabbè, forse tra 4-5 ore potrò bere un caffè che sa di cazzo. Va bene. Scusate. Ci vorranno i suoi tempi, che dobbiamo fare? E dove sono finito? Mi costava meno fatica e ansia ordinarmelo e farmelo portare in camera, probabilmente. Tindafen, 3 mesissimi, cosa, concomini disatti, mi raccomando. No, 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 grazie mille. E grazie a Nikosbiu. Una benedizione per questa sessione infernale di esame. Buone tre, grazie mille e tantissimi auguri. Aspettate, che sto scrivendo alla mia signora che... Ok. Voi come state lì? A città laggiù, come state? Avete visto che adesso sento il vostro audio perché ho messo le cuffie. Voi dovreste sentire discretamente il mio tramite le cose. Aspettate che facciamo l'unboxing qui di... Allora, due zuccheri e due sostituti degli zuccheri, due liquid creamers e uno stir stick e quattro stir stickers. Grazie signor Steve per i 4 mesi e Binocular, buone tre. A lei, grazie mille. Ma non si è sentito però adesso? O sì? Si Ah, sì, mi ricordo. sente poco. Tu devi essere Vabbè. Puro Igor. zucchero No, di ti cane. chiamo Igor. Eccolo qui. Dei fazzoletti che ci lavo il culo. Lo stecchino che mi serve e vorrei anche il cream, visto che sono sicuro che sa di merda quel caffè lì. Si è sentito bene? Perfetto, perfetto. Allora abbasso riabbasso un penino. Ok. Posto. Ma dai, ma ha buttato fuori fumo e vapore ovunque, ma è pericolosissimo questo coso. Ma perché la gente usa questi ammendi? Non potete usare le macchinette Nespresso, imbecilli. È pericoloso. Su una scrivania poi, piena di corrente elettrica. Per davvero, qua. E dai, non si fanno queste cose. Non sta smettendo, eh. E che ho paura a togliere la... Posso? Mr. Coffee, posso? Mr. Coffee. Ne 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 ne. Qua è una telecamera. E questo è il risultato finale. Dovrebbe sapere di tristezza e malvagità. Non si beve il caffè in America, ho capito io, però. Facciamo solo un'oretta di live stamattina. Era giusto per. Giusto per. Vedete che mi è caduto un po' di latte qui su. Delle goccine, non vorrei mai farle
fare danni. E la faccia delle goccine, cazzo, spanto tutto. È giusto per fare un'oretta di live oggi perché ieri abbiamo perso tutto, ovviamente anche oggi abbiamo perso tutto, quindi non vorrei che vi dimentichiate di me. Ecco. Per me è mattina, per me sono le 8 e 10. Questa live per me finirà alle 9, più o meno. E a voi sorge quel pomeriggio, per me no. Sono le 8 del mattino. Mi sono alzato alle 7 e mezza, mi sono fatto la doccia. Ed eccomi qui per voi, bellissime persone. Allora, vediamo se riusciamo. Intanto, vediamo se riusciamo a non fare disastri con il caffè. Che sarebbe un buon traguardo per questa nostra mattina. Ok, lo sposto di qua. Lo berrò appena mi verrà il sentimento di suicidio. Ok, allora così, vediamo un pochino. Il gioco che faremo oggi sarà più una challenge, come l'ho mostrato anche ieri sera, è molto carino, eh? No, aspetta, com'è che devo prendere? Che paura! Basta! Porca vacca, basta! Vaffanculo, ma che cazzo! Che infarti! Pezzi di merda, tutti! Oh, che cazzo! E non si fa così, grazie a Desmo e grazie mille anche a Luca, 20, 29 mesi per Luca e Desmo 33, gli anni di Cristo. Prima conferenza domani, domani Microsoft abbiamo. Oggi ho Ghost Recon oggi. Però non vi posso dire altro perché Ghost Recon è l'unico gioco di cui sapete qualcosa. Del resto non vi dirò niente, non vi dirò niente. Sono impostato su Just Chatting, giurami. Ah, ho aggiornato le informazioni. Provate a refreshare e vedete se è cambiato qualche cosa. Qualche cosa. Vi ricordo a tutti di subare e resubare anche se sono qui, perché naturalmente potrete accedere a tutti i contenuti speciali per i subscriber che sto creando mentre sono qui. Ieri sono stato particolarmente prolifico. Ho fatto vedere molte foto di persone che sbadigliano. Appoggia lì, appoggia qui. Scusate che sto sistemando un pochino la chat. Vi metto qua. E Ghost Recon stavolta me lo faranno provare ben bene. È ancora just chatting, giurami. Strano. Ah, io vedo Killer Chambers. Ma il titolo è sabato pomeriggio, il titolo della live. Ah, ok, perfetto, Gabriel l'ha cambiato dopo. Va bene, no? Vi zoom un attimino la chat. Vediamo. Ok, perfetto, perfetto. Allora, stavo dicendo. Ok, scusate, che devo. Purtroppo devo giocare col pad, col cavo, e questo qui mi sta veramente uccidendo la vita. Ho scaricato anche Super Cane Magic Zero, magari se ci va di provarlo. E così, ok, perfetto. Riduci a minchiona. Vediamo se lo acchiappa. Non lo acchiappa, figura. Quando mai? Ieri lo acchiappava però. Ah, giusto, aspetta. Oh, lo acchiappa. Molto, molto bene. Io lo vedo piccolino, ma a voi non frega un cazzo come lo vedo io. L'importante è che lo vediate bene voi, no? Sì, magari un po' più grande non mi dispiacerebbe, non si può. Si ingrandisce una finestra, scusami. 1920-1080, ok, Windowed. Non posso ingrandirlo, vabbè, lo giocherò così, cosa devo dirvi? Live durante le prove di giochi, per ora solo di un gioco. E sarà martedì. L'audio Gabriel com'è? Alto, mi sembra molto altino. Dimmi tu, bellezza. Ho chiesto a Gabriel per il volume, belli. Dai, fatemi rispondere dal buon Gabriel. Mi dà fastidio aver la chat a sinistra. Domani mi organizzerò per metterla a destra. L'audio non mi sovrasta, è buono, grazie, bellezza.
Aspettate che mi dà fastidio avere quel pezzettino del mio codino in più. Niente, ho fatto un casino. Cazzo. Non posso più ripicciolire. Non me lo dire. Per sempre così. Ho fatto un errore nella mia vita e lo pagherò per l'eternità. Ma perché? Ok, adesso funziona. Ah, perché mi ridimensiona come decide lui? Ma porca troia, perché mai? Grazie a Fiamma per i suoi 12 mesi. Allora. Per chi ha seguito la live di ieri, questo gioco l'ho già introduzionato. Ok, aspettate che mi stanno chiedendo anche per l'organizzazione, mi ha scritto anche la mia signora. Mi hanno chiesto per la colazione cosa fare. Ma scusami, come per la colazione? Vabbè, a sto punto io sto caffè al gusto merda, non lo prendo. Vabbè, l'importante è averlo fatto. Grazie, grazie a tutti. Allora, un gioco challenge molto difficile, ma magari molto gratificante per voi che guardate. Per me che gioco è, sono bestemmie. Tra l'altro dicevo che è un gioco fatto da italiani, molto molto simpatico, ma non ha l'italiano. E quindi, cioè, io skippo perché comunque le parti in inglese sono rotto dei coglioni, ma è bello. Cioè, ha anche una trama molto carina. Però, cazzo, cioè, sono italiani e non lo fanno in italiano. Ok. Bestia. Easy. Bestia. No! Cacca! Nel culo! Chi è? Lady Vendetta, grazie mille! Tanto questo è livello 1. Quello dopo il tutorial, pensa. Che incubo. Ok, adesso mi spara da lì, da lì. Ah no! Dai! Il panino che ho mandato stamattina era la mia cena di ieri sera. In realtà avevo mandato un po' di foto ieri sera, ma non le ha inviate. Capita. La connessione è quel che è, purtroppo. Porca vacca. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Adesso inizia il girotondo della paura. No! Mamma mia! Che cazzi! Niente. Gatto tattico nucleare, cos'è? Ok. Ok. Ci voglio riuscire, è diventata proprio una questione di principio. No! Puttana, mi stavo spostando. Che conferenze seguo? Allora, per adesso di sicuro sicuro è Ubisoft e Microsoft, perché durante le altre conferenze avrò giochi da provare. Al 100% proverò Borderlands 3. Al 100% proverò. Porca miseria, non mi viene. Come si chiama quel gioco fatto da CD Projekt? Ah! Cyberpunk. Proverò Cyberpunk. E allora vaffanculo. Dovrei riuscire a provare Ah, alcuni sì, mi giochi ricordo. Microsoft. Per giochi Nintendo, molto probabilmente un cazzo. Vediamo. Vediamo cosa riesco a fare. Cosa non riesco a fare. Ok, si fa, si fa. No! Puttana la loro mamma! Grazie a Jacopo! Buona permanenza, grazie mille! E poi chi altro c'era? No, solo Jacopo? Non so, mi è sembrato di sentirne un altro. Ma nulla, come non detto. Feedback per Borderlands. Dovrei riuscire addirittura a registrarlo, Borderlands. Però vediamo. Riku, che 5 mesi, grazie. Ok. Ma è difficilissimo, io non so perché.
Che cazzo gli è venuto in mente? Dai, facciamo un gioco impossibile. Cioè, che ci sta, ma non a livello 1. Ho visto il titolo From Software con Martin, che si chiama Elden Ring. Boh, vediamo. Cioè, solo quello si sa, giusto? O mi sono informato poco? A me pare di aver visto solo il logo e l'intro. Grazie a Capons. Mannaggia, Capons. Sono morto. Dai! Ok. Fastidio poi che mi parte via il cappello. La storia di questo gioco è che c'è un uomo che praticamente ha questo potere di non morire mai, che deve combattere una specie di vampiro. Siamo praticamente un Van Helsing. Ok, bestia. È fatta? Merda! Wow! No! La chiave! Yes! Yes! Scusatemi. Clippa un po' l'audio perché ho il microfono molto vicino. Ma ce l'ho fatta. Ragazzi, sono un campione. Scusatemi, non dovevo urlare. Anzi, sapete cosa? Vedo se riesco a sistemare un attimino l'ingresso. Datemi un secondo. Va meglio così? È better l'audio? È betterato? L'ho migliorato? Clippa ancora? Ho sistemato qualcosa? Ho migliorato le vostre vite? Sono più simpatico? È better, sì. Basta che non urli, non è che urlo apposta, non è che decido. Cazzo, non so se hai visto che provata ho fatto, Gabriel. Voglio dire, ho superato il livello 1. Usa la chiave. Non oso immaginare, fammi fare una bevuta di questa miscela. Non sono capace di urlare, ragazzi. Ad esempio, mi avete scritto prova a urlare. Non so urlare a comando. Non ti prende bene il telefono, amore? Io non ti posso telefonare con le telefonate normali, perché ho il numero americano adesso. Infatti ho provato a telefonare e una voce mi ha detto in inglese: coglione, che cazzo fai? E allora niente, ho fatto FaceTime audio. Mi arrendo all'evidenza, il caffè sa di merda. Cibam, sono a 2 come gli elettroni che possono occupare un orbitale, sempre meno di 3, grazie mille. Ho la Sim Verizon, posso navigare, ma non posso telefonare fuori dall'America. Signor Champion, 18 mesi, grazie mille. No, dai. Oh, Nuellone, 5 mesi, grazie. Ok, stanza 2. Tu devi essere Igor. No, si non c'è il fantasma, ok. Ah, eccolo il fantasma, guarda che bello che è. Ciao fantasma! Com'è? Ah, sì, mi ricordo. Vedi, è anche carino qua l'intermezzo che c'è tra di loro. Però no, è tutto in inglese, che palle, schippo. Vai. Vabbè, è abbastanza semplice per adesso. Merda! No! Era meglio stare lì nell'angolo. Allora, sinistra, sinistra, destra, sinistra, salta, giù. Squizzi, squizzi. Bestia. Ok, ok. Certe volte bisogna fare anche il salto a metà. Ok. Ci siamo. Tranqui ragazzi, tranqui. Wow, ma era una cazzata questo. Scusami. Ma non ho fatto il Toto e 3, ma per motivi che, cioè, lo so che non l'ho fatto, non era pigrizia, non potevo farlo per altre situazioni. Vedrete tutto nel video, nel vlog. E usciranno allora subito i titoli Ubisoft, perché quelli avrò l'anteprima. E non so se pubblicare in tempo con l'embargo, perché l'embargo scadrà ovviamente alla fine della conferenza Ubisoft, che saranno indicativamente le 11
di lunedì sera. Non so quanto sia premiante pubblicare a quell'ora lì. Quindi adesso vediamo quando pubblicare, però ci dedicheremo più che altro ai titoli Ubisoft perché registrerò direttamente da questa camera, ho portato via l'altra telecamerina, la Osmo Pocket, la utilizzerò per registrare le anteprime, ovviamente con un audio buono, ho anche il lavaliere e tutto quanto, quindi farò dei video in anteprima belli che usciranno sotto embargo. Per quanto riguarda le altre conferenze, vi aggiornerò tutti su Telegram per i subscriber e sugli altri, magari su Instagram. Adesso vediamo cosa riuscire a fare. Torres, grazie mille per la sub. Io non riesco a capire. Ho due chat perché ho quella lì di Streamlabs OBS che mi fa vedere delle cose e quella lì dell'iPad che me ne fa vedere altre. Quindi non so mai. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Ah, cazzo, qua è diversa la stanza. C'è anche la differenza che c'è. Ok. Non dovevo scendere forse. No, non lo trovo premiante star lì. Bestia. Mamma mia! Bugio di culo. Ok. Che incularella. Ok. Porca troia. Perché c'è il fantasma che mi guarda? Dai che mi imbarazzo star lì a essere sbirciato. Ok, tranqui, tranqui, alla grandissima zio. Ma dai, bastardi! Porca Cursed, che vuol dire? E quindi? The Curse. E quindi? È finita. Mi odiano tutti. Ricordo del successo che ebbe il video pubblicato lunedì notte invece delle 13. Porca troia, mi sveglio. Beh, effettivamente non è andato male come visual. I muri mi guardano. No, i muri mi guardano. Che fa? Un laserone? La vacca, ok. Vabbè, ma è facilissimo, è più facile delle cose. Porca vacca, quello era velocissimo! Mi è arrivata una donazione, non l'ho vista! Chi era? Grazie, chiunque tu sia! Niente. Ecco, purtroppo le donazioni non mi escono bene. Porca troia. Beh, mamma mia. No, neanche secondo me, Manu. Il punto è che io cioè avrei due giochi di cui parlare in anteprima. Uno non annunciato, credo. E bisogna vedere. Non lo so, non lo so. Vediamo. Porca troia. Ok. Yes. Sento una sorta di energia che mi draga la realtà. Ok. Quindi? Dobbiamo rifare la stessa stanza di prima, ok. Un regalo malefico. Vabbè. Seguire. No, le tre non lo seguo io in live, lo seguirà lo seguiranno i termosifoni e il Direct Nintendo lo seguirà la Chichibe. E io vi aggiornerò. Porca troia, sono saltato prima. Dai, avevo saltato. Carino però sto giochino, eh. Avevo provato a registrarci un video, però per ovvi motivi non funziona in video un gioco così. Troppo presto. Però così come challenge da fare in live, lo trovo carino. Simpatico, dai. Devo saltare. Non posso saltare sul cubo. Cioè, no, non posso tornare più su. Il cubo è lì più che altro per fare la strategia che si schianta la freccia prima. Vedi? Ok, perfetto.
Porca vacca, non ho saltato abbastanza bene. Una volta che muori si ricarica la barra. Quella del curse. Non ci ho fatto caso. Ok. Bisogna imparare lo schemino. Bah, dai. Porca troias. Ok. Siamo. Così. Così. Troppo in alto, troppo. Perché posso fare anche sto saltino qui, ma non è comodissimo da fare con questa croce direzionale qui. Ma infatti. Ok, ci siamo. Buona. Mamma mia! No, ho saltato troppo presto, cazzo! Cazzo, è difficilissimo guarda la barra che mi aumenta adesso. Ce la posso fare, Enz. Niente. Sì, delle volte muore un po' a cazzo, perché lì. Non mi sembrava neanche di essere lontanamente vicino alla hitbox, al massimo col cappello. Ok, che lo sto giocando in una finestra molto piccola. Però a occhio non mi sembrava di aver toccato la punta della freccia. Adesso sì. Adesso sì. No, non l'avevo vista quella in basso a sinistra, niente. Noise, 8 mesi, grazie mille. Si fa, si fa. Ah. Effettivamente non avevo Ah, pensato sì, che mi si poteva anche ricordo. evitare di saltare lì. Ok. È perché non penso mai a quanto è veloce il personaggio. Ok, buona. Buona. La merda. Buona la merda. Yes. Yes. Ok. Soldi. Come soldi? Ok. Buona. Quanto costa? Non dovrebbe costare moltissimo. Non dovrebbe costare moltissimo. Costo ti farà perdere monetine, possibile. Poi consumo una chiave per andare in un'altra stanza. Però fino adesso. Ah, qua c'è lo shop! Ok, puoi comprare degli oggetti, dei cappelli. Ah, i cappelli ti danno delle permanenti. Ok, fammi vedere. Ah, sì, mi ricordo. Chi è? Edoardo, grazie mille. 4 euro costa. Ah, va bene. Ma che bello il coso qua. Voi non lo vedete perché è sotto la cam, niente. Allora, costa 2. La ball. Cos'è questo qui? 8 gemme mi richiede il cappello da rugby. Non ho neanche una gemma. Vabbè, arrivederci, dottore. Aspetta, ma io volendo posso. Ah, ok, funziona così. Allora, il primo livello lo fai per avere la chiave. Lo puoi rifare. Guarda, vi faccio vedere. Lo puoi rifare per avere, credo, dei soldi. Ah, hanno spostato l'appuntamento di oggi. Ok. Ok.
Devo... Scusate, mi hanno aggiornato un attimino. Allora, rifaccio il tutorial. Perché adesso vediamo che cosa mi danno. Sì, tra l'altro, come vedete, il tutorial è molto semplice, mannaggia loro. Niente. Porca troia. Benissimo. Dai, cazzo. Porca vacca, ce la faccio. Ah, l'ha reso più difficile. Ok, non avevo letto. Scusate. Allora ci sta. Ma quindi ogni livello ha tre fasi di difficoltà. Ma che incubo. Niente. E questo è il primo. Primo del primo livello. Bene. Ok. Ok. No, vabbè, ma lì... Sì. Qui si salta. Ok, mi devo rannicchiare qua. Che incubo. Insomma. Porca vacca. No! Grazie Dragon. No. Questa è casa mia, vieni. Sono molto triste. Dai, che cazzo, ce n'era uno lì. Ciao Dabone. No, ce l'avevo fatta. Concentrato. Pagato. Sei imbattibile. Nessuno può giocare bene come te a questo titolo. No, cazzo. Sono inconvertibile. Comunque, audio video in generale, la live come sta andando, Gabriel? Mi sembra andare tutto liscissimo. Poi, per carità, il gioco è quello che è. Ma giocando titolini così, direi che ci possiamo accontentare ed essere anche soddisfatti, no? Che dici? Va tutto bene, dice Gabriel, va tutto bene. Gabriel è diventato una tazza di colore degli anni 50. Va tutto bene, tesoro, va tutto bene. Quella dei films. No! Non c'è nessun lag, tesoro, tranquillo. Va tutto bene. C'è mamma qui con te. Quella dei telefilm degli anni 90. Mi mancano i film e i telefilm degli anni 90. Adesso... Tutti fanno solo sesso nei film. Che palle. Non c'è più una storia per ragazzi che sia decente senza il sesso anale. E basta. Anche su Netflix. Aggiungono solo roba dove si fotte duro. E niente, che ho sbagliato. Declassato da moda tata. Perché declassato, scusa? Per me è un plus. Vi giuro che avevo premuto per abbassarmi. Poi non ha funzionato perché per motivi di booking. No, perché ho saltato. Vabbè, direi di prenderci i prossimi minuti per provare a vedere se gli altri giochi funzionano, perché io mi vorrei uccidere in questo momento. Vediamo Super Cane Magic se funziona.
Ok, fammi vedere. Ok, sì, però io volevo acchiapparlo. Aspettate, datemi un secondo perché questo qui non l'avevo ancora impostato. Appena si apre. Sì, ho capito. Minchia, ma è un caricamento o si è inchiodato? Non lo so. Appena si apre cerco di impostarlo. I controlli sono stati resettati a causa del cambiamento di sistema. Non c'è il menu opzioni? Ah, impostazione, ecco qua. Video. Datemi un attimo. Lo metto 1080. L'audio è altissimo. No! Che palle, che è uno di quei giochi dove devi fare il giro. Ma fammi mettere la risoluzione. Perché devo premere fino a 8000? Poi sbaglio, premo una volta in più e devo rifare tutto il giro. Ok. È altissimo. Ma il volume non si può modificare? Eccolo qua. Tutto. Porca vacca, oh. Adesso però non sento più niente perché non mi sta facendo sentire se l'audio va bene. Ok. Devo aspettare il ciclo. Dovrebbe essere ok adesso. Ok, taglia un pochino. È perché il mio schermo non è 1080p. Vediamo se non lo streccia troppo, se gli dico adatta alla finestra. Ok, non sarà pulitissimo, va bene, direi. Sì, ho capito che non si vedeva, ragazzi, ma lo vedo, eh? Cioè, io. Allora, vi faccio vedere come sto lavorando. Io sto giocando così. Per fare in modo di capire tutto per bene, sto giocando con il giochino in finestra così. Anche prima ho giocato così. Lo so che si vede, perché lo vedo. Questi siete voi. Ciao, ciao. Questa qui è la finestra. Qua sotto qui ci sono io. E qua c'è il gioco. E lo so che si vede o non si vede. Non ho giocato niente a full screen per ora. Adesso sono qua per i suoi 28 mesi. Non l'ho provato ancora Super Ken Magic Zero. È tutto nuovo per me. È tutto nuovo. Ah, ho cliccato basta e mi ha chiuso il gioco. Come avrei dovuto capirlo che io volevo tornare al menu principale. Nulla, niente, dai, va bene così. Grazie a Daniele per i suoi 22 mesi. E adesso me lo ha messo No, si ginormico. pronuncia Perché non mi ha salvato la Anko. risoluzione? È una buona domanda. Perché non mi ha salvato la risoluzione? Saprà lui. Sono blind come Morelli, sì. Completamente blind. Non capisco poi come mai non ci sia possibilità di ridimensionare queste cazzo di finestre. Ma porca torta, ho chiesto una risoluzione specifica. Anzi, magari proviamo a metterne un po' più grande. Ok, questo qui, applica. Ok, non si vede male per me. Va bene così, a posto. Applica, va bene così, indietro. A posto. Allora, giochi. Datemi un secondo. Trasforma. Estende tutto schermo. Ok. Dovreste vederlo meglio pure voi. Gioca. Proviamo l'arena.
Tanto fra 10 minuti chiudiamo. Andiamo in Portogallo. Ok. C'è un'esplosione di bacon fiammeggiante che ustiona il terreno. Ok. Non posso giocare con la CPU. Immagino di sì. Perché mi dice controller 1? No, mi sa di no. Ah no, non si può giocare con la CPU. Nulla, come non detto. Ci sono rimasto anche un po' male. E vabbè, facciamo una storia. Mette un potente grido che danneggia e spinge i nemici. Crea un'esplosione di caramelle che cura gli alleati. Ventata Jedi che danneggia i nemici nel tempo. Un'esplosione di bacon, vai. Ma il colore mi fa schifo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah. Ma quel verde lì è terribile. Ma anche bianco è terribile. Il verde mi garba perché c'è gli occhietti rossi. Ma è Hulk, l'ho capito dopo che è Hulk. Perché c'è anche la mutanda viola. Vabbè. Lo premiamo e basta, ragazzi. Poi dai, nei prossimi giorni lo magari giochiamo un po'. Molise, va bene. Vabbè, skippiamo la storia per adesso, la seguiamo quando inizieremo veramente a giocarci. Skippo tutto, voglio solo vedere se funziona il gioco, mi interessa questo. Poi dopo, se mi interessa il giochino, lo possiamo... Il gioco lo possiamo provare con più calma, magari non so quando. Tanto adesso abbiamo solo 10 minuti, voglio solo vedere se gira bene. Ma se facciamo Sforzowski. Tanto poi dopo ricominciamo da zero. Sforzowski. Skippa, skippa, skippa. Non voglio dialoghi, voglio il marino. Non voglio il videogioco, voglio l'asiago. Dai. Ok, mi sembra andare tutto molto molto bene, molto fluido. Ok. Allora, mi sparisce il pavimento e i muri e mi fa vedere sotto. No, non è crashato, ma bene non sta andando. Non funziona più. Non va più. Godai, grazie per la sub. Ah, ok, adesso funziona, si è ripreso. Allora, magari è il Mac che non ce la fa, ma mi sembra strano, non mi sembra neanche così pesante questo gioco da dire. È troppo pesante per il motore di Windows. Mi pare curiosa come cosa. Aspettate, allora proviamo a cambiare di nuovo gioco. Può essere tranquillamente. Però vai, il fuggitivo americano, vediamo se questo qui va bene. La risoluzione custom mi sembra strano. Datemi un secondo, che devo... cioè sto aspettando che mi si avvii.
Lo so che Parallels non regge chissà che cosa, però. Adesso questo non me lo carica neanche. Come mai? Come mai? Yo baby, come mai? Come on baby, come mai? No, non ci sarò per le Electronic Arts, ci saranno i Thermos però, se non sbaglio. Riesco a fare una sega. Ci sono i Thermos? Sì, ma seguitevi i Thermos, ragazzi. Non va, non so perché. Allora, io li avevo provati e andavano. Adesso, magari perché c'è la live, si fa un po' di fatica in più. Andremo su qualcosa di più tranquillo e più leggero nei prossimi giorni. Però, oh, finché non le facciamo queste prove, ragazzi, non possiamo saperlo. Tra l'altro mi dice che Windows non è attivo e che va attivato. Io non so come mai questa cosa qui. Perché i server di Windows adesso non sono disponibili. Credo che sia anche quello, sapete? Credo che sia un altro problema quello lì. Windows che non sta funzionando bene perché mi dice attiva Windows, attiva Windows. Però non me lo sta facendo fare. I Thermos si iniziano tra 35 minuti. Che ora è lì? Mi sono fatto male i conti, io pensavo di aver iniziato alle 4. Sono già le 6? Ah! Ho sbagliato di un'ora! Eh sì, ok. Ah, perdonatemi, non volevo. Ma i Thermos partono giusti giusti? Perché se partono magari un po' prima. Se alle 18:30 poi, dopo la conferenza, se partissero adesso li potrei raidare. Alle 18:30 va oltre le 22, la Madonna! Provo a scriverli. Provo a scrivere ai Thermos e gli dico. Se partite adesso vi raido. Scrivo a Morelli. No, chi è che streama? Streamerà Esprit. Ah, ecco qui Mark. Ma sì, ma dai Marco, se partite adesso vi raido. Non avevo visto l'orario. Io ti giuro, pensavo di essere. Che pensavo fossero le 5 da voi adesso. Ma volentieri. Alle un quarto. E ditemi se volete partire un pelo prima. Più che altro io adesso mi devo sistemare e devo andare, quindi non posso aspettare oltre, purtroppo. Grazie a Sterry per i suoi 7 mesi. Avrei voluto riuscire a provare di più, però purtroppo ho avuto dei problemi. Sta cosa di Windows che si deve attivare è proprio una merdata. E grazie anche a Foley per i suoi 3 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Io tra l'altro avrò Ah, sì, mi molto, ricordo. molto libero il pomeriggio sarà, quindi forse mi connetto con loro. Adesso sicuramente sento la mia signora che voglio sapere come sta. Grazie anche a Fabio per i suoi 6 mesi. Eh no, perché se parte adesso no. Dalle 6 alle 22, 7, 8, 9, 10, 4 ore. Ah, sì, mi ricordo. Forse riesco a riconnettermi con i Thermos dopo la colazione. Non ne sono sicuro però. Grazie mille a Godai per i suoi 300 bits. Primo giochino è molto bello, sì. È anche il più leggero.
Mi si è impalato American Fugitive comunque. Quindi credo che ci sia. Alt Command L funzionerà? No. Non riesco ad aprire il task manager, non so come si fa. È da me sono le 9 del mattino, ragazzi. Sono le 9 del mattino e alle, cioè oggi pomeriggio, cioè alle 18 mi pare, intorno alle 18 prima di cena, dovrò andare da Ubisoft a provare roba. Quindi è questo che mi sto perdendo negli orari. Come sempre così, il primo giorno è sempre un casino. Premo anche funziona. Sì, funziona Command L. Non va. Sono esattamente le 9 ore, manca ancora un minuto. Sono partiti i Thermos? Non so, ditemi voi. Marco, c'è ancora in chat? Thermos partiti, ok, perfetto. Allora, ve li raido. Raid i termosifoni. Ah, c'avevo la sveglia, guardate, io avevo impostato la sveglia a quest'ora, tra l'altro. Scriviamo tutti i termos, quando il gatto non c'è, i termosifoni ballano. Va bene? Una cosa bellina. Ragazzi, ci vediamo in teoria domani, però forse anche stanotte. Restate connessi, soprattutto i subscriber, perché riceverete notifiche in tempo reale tantissimo. Quindi fatevi tanta sub, andate nel gruppo, nella chat del subscriber qui su Twitch, perché potete accedere al sito e poi al gruppo Telegram. E io ho già postato tantissimo. Vi consiglio di farlo perché è molto molto figo e ci sono cose che naturalmente non potrete vedere né sapere alla stessa maniera. Quindi la subscribe quest'anno sarà particolarmente ficcante. Vedo se riesco a liccarvi anche qualcosina, però con calma. Ragazzi, buona serata allora, buon sabato sera. E grazie mille a Maxers per i suoi 20 mesi, all'ultimissimo proprio. Boom.